La città di Pagani è in crisi dal luglio del 2009, parola del consigliere regionale di Fratelli d'Italia Alberico Gambino, che lancia dure stoccate all'amministrazione Bottone e punta il dito anche contro un ex esponente di Fratelli d'Italia, Pasquale Sorrentino, eletto nelle liste di centrodestra a sostegno di Massimo D'Onofrio e ora in maggioranza. Credo che la città di Pagani sia entrata in crisi nel luglio del 2009. Da allora si vive un momento drammatico, di grande sofferenza. C'è bisogno che la politica vera si possa riappropriare di questa città, portando e creando sviluppo, opportunità per i nostri conterranei e per i nostri giovani. Poi sui giochi, sui balletti, sulle poltrone abbiamo il masto qua che ci amministra, vediamo cosa riuscirà a fare anche in questo campo. Poi la verità vera è che a mio avviso bisogna ritornare alle urne, bisogna avere il buon senso di ridare il mandato ai nostri concittadini. Fratelli d'Italia era un gruppo consiliare di 5 esponenti, poi subito sono diventati 4 con Sorrentino che è entrato in maggioranza. Sorrentino ormai è famoso in Italia e nel mondo, il suo, come dire, buon senso lo ha fatto, come dire, avvicinare a Bottone e ai bottoniani, così possiamo dire, facendolo diventare uno dei primi sostenitori dei bottoniani. E poi ovviamente ognuno, lui è maturo, il popolo possa trarre le giuste conseguenze anche di questo suo essere fedelissimo di questo sindaco.